Ciao a tutti, oggi vorrei parlarvi del perché i mercati azionari nel medio-lungo periodo tendono sempre a livello globale a salire. I motivi principali sono due e poi negli ultimi anni se ne sta aggiungendo un altro, un po' meno sano dei primi due. Cerchiamo di capire quali sono questi motivi. Allora, il primo riguarda la crescita globale della ricchezza, del prodotto interno lordo, come possiamo vedere anche da questo grafico, il PIL, ovvero la ricchezza che viene creata ogni anno dal mondo, continua a crescere. Probabilmente quest'anno, anno straordinario, un anno eccezionale dal punto di vista di per quello che è successo, appunto per la pandemia, il PIL dovrebbe arretrare di circa il 4% a livello globale, però in generale la linea della crescita del PIL è straordinaria, siamo adesso oltre gli 80 mila miliardi di dollari. Quindi le borse ricalcano l'andamento dell'economia reale, l'andamento della crescita dell'economia reale, e quindi gli indici azionari globali tendono appunto a crescere principalmente per questo. L'altro motivo, che è sempre di carattere macroeconomico, riguarda l'andamento dell'inflazione. Anche questo grafico evidenzia come sostanzialmente l'inflazione ci sia ogni anno. È chiaro che negli ultimi periodi si parla di calo dell'inflazione, addirittura ci sono state delle parentesi di deflazione, ovvero di decrescita dei prezzi dei beni e dei servizi. Però mediamente, seppur meno rispetto al passato, l'inflazione c'è sempre, quindi l'inflazione è già di per sé una misura di crescita, e quindi il fatto stesso che ci sia inflazione a livello globale, e siamo intorno al 3% anno più o meno, è chiaro, già questo spinge i listini ad aggiornare, appunto, ad aggiornarsi in base appunto all'andamento del costo della vita, quindi dell'inflazione. Ecco, questi sono i due motivi macroeconomici che possiamo definire sani, che giustificano nel medio-lungo periodo appunto una spinta rialzista dei mercati azionari, perché ricalcano appunto questi due andamenti che sono storicamente al rialzo. Poi negli ultimi anni, come dicevo, si è aggiunto un altro motivo e riguarda la politica monetaria delle principali banche centrali. Dal 2008 in poi le banche centrali più importanti hanno iniziato a immettere liquidità nel sistema per reagire prima alla crisi dei derivati subprime, che è culminata con il fallimento della banca Lehman Brothers. Poi successivamente c'è stata la crisi dei debiti sovrani dell'Eurozona dal 2010 al 2012. Poi ci sono stati gli strascichi della crisi dei subprime, e quindi che ha spinto comunque le banche centrali, a partire dalla Federal Reserve statunitense, a continuare a immettere liquidità nel sistema. E poi si è aggiunta la Banca Centrale Europea, che è partita un po' in ritardo rispetto alle altre nel 2015 con il primo quantitative easing, però poi da allora sostanzialmente non si è più fermata, e tutto adesso è ancora più alimentato, ancora più spinto a leva dalle risorse necessarie per far fronte alla crisi pandemica. Quindi le banche centrali, come si vede da questo grafico, stanno ulteriormente incrementando l'iniezione di liquidità. Quando le banche centrali immettono liquidità, comprano prevalentemente titoli di Stato, quindi questa liquidità va a finire direttamente sul mercato obbligazionario, che infatti oggi presenta delle quotazioni molto molto care e di rendimenti molto molto bassi, perché i rendimenti delle obbligazioni si muovono in direzione opposta rispetto ai prezzi, e indirettamente poi finisce anche nel mercato azionario, perché ci si trova appunto questa abbondante liquidità. Le obbligazioni dal punto di vista dei rendimenti non sono più competitive, perché appunto addirittura in molti casi sono finiti sotto zero, e quindi gli investitori poi cercano di estrarre rendimenti dai mercati azionari, e quindi questa liquidità poi va a finire indirettamente sulle borse. Questo terzo fattore però è meno sano dei primi due, dell'inflazione, della crescita del PIL, però sta sostenendo in questo momento molto i mercati azionari. Ci si domanda se ovviamente continuerà all'infinito questa politica, o se un giorno le banche centrali
dovranno stringere i rubinetti, ovvero ritirare questa straordinaria liquidità che hanno immesso, e allora ci si domanda se lo facessero cosa accadrebbe alle borse che in questo momento si reggono su questo mare di liquidità. Questa forza della liquidità delle banche centrali certamente sta prevalendo rispetto all'inflazione e alla crescita del PIL come tra i fattori che sostengono le borse. Poi vorrei dire che bisogna comunque fare delle distinzioni. È vero che nel medio-lungo periodo questi fattori, soprattutto i primi due ed eccezionalmente in questo periodo storico il terzo, ovvero le banche centrali, sostengono al rialzo le borse. Però non è così per tutti, perché per esempio dal 2000 ad oggi, per esempio, Piazza Affari è ancora in calo del 50% rispetto alle quotazioni che aveva raggiunto appunto 20 anni fa. Lo stesso dicasi per la borsa della Grecia, che da allora cede l'88%, oppure la borsa di Madrid del 35%. E questo è anche perché gli investitori ovviamente fanno selezione. Queste economie dal 2000 hanno avuto un calo del PIL, o comunque negli ultimi anni il PIL è arretrato, e quindi questo ha portato le borse a fare peggio rispetto, per esempio, agli Stati Uniti, dove dal 2000 ad oggi Wall Street è salita del 150%, ma anche il PIL degli Stati Uniti è sostanzialmente aumentato di molto. Quindi è chiaro che non si può fare di tutto erba un fascio, poi vanno analizzate le singole aree geografiche, i singoli momenti storici e i singoli settori. Tra questi settori, per esempio, la grande distinzione è quella rappresentata dai titoli value, ovvero di quelle aziende che hanno dei business consolidati con bassa crescita ma costante nel tempo, e i titoli growth. I titoli growth, invece, come dice la stessa parola, sono dei titoli ad alto potenziale di crescita, ma anche ad alto rischio, perché poi se qualcosa non dovesse andare bene nel loro business, c'è un competitor nuovo che li sorpassa, è chiaro che tanto è stata forte la crescita quanto può essere violenta la correzione. Comunque, i titoli value e i titoli growth non crescono sostanzialmente sempre nella stessa misura. In questo momento storico, ad esempio, i titoli value sono ai minimi storici, mentre i titoli growth, capitanati dalle grandi società che rappresentano il tecnologico Nasdaq negli Stati Uniti, sono sui massimi. Quindi bisogna poi andare a distinguere tra settori, tra aree geografiche, e quindi è vero che a livello globale le borse tendono ad avere una doppia spinta rialzista, che in questo momento è tripla per via delle banche centrali. Ma poi bisogna fare sempre delle distinzioni, quindi quando si decide di investire bisogna essere sempre molto accorti, molto preparati, studiare e chiaramente avere soprattutto un piano e una strategia ben definita.